Indovinate chi era raffreddato ma non voleva lasciarvi senza il video del mercoledì? Esatto. Hi people of YouTube. Welcome back to a new episode of Mercati dell'usato. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata post Lucca Comics. Come ho appena detto, questo video cade subito dopo Lucca Comics, anche se con un senso di delusione perché non ho comprato niente di ciò che mi aspettava Lucca. Ho comprato qualcosa, sì, ma non di quello che mi ero prefissato. Parentesi, mi ero prefissato di comprare almeno qualcosa di Persona 5 o di Cyberpunk. Niente di tutti e due. Non perché non l'abbia voluti comprare, ma perché non ne ho trovati effettivamente. A parte qualche action figure di Persona 5 a 250€, ma anche no. Quindi questo video raccoglie un po' tutto quello che ho acquistato sia prima che durante il Lucca Comics. E sarà molto di più quello che ho acquistato prima che quello che ho acquistato durante. Il vero problema è che la roba è talmente tanta che io non ho idea di dove cominciare. Va bene, iniziamo allora da questo pacchetto di Amazon, che però non è di Amazon, ma arriva da Vinted. Al cui interno mi hanno spedito Sitting Ducks. Dio mio, questo gioco ho avuto un flash. Ho detto, aspetta, io mi ricordo di questo gioco, devo acquistarlo. 4€. Ho detto, compriamolo subito. E sì, è molto probabile che un giorno lo porteremo. E dentro la scatola, fine. Non mi ricordo se questo già ve l'avevo mostrato. Crazy Frog Racer. Va bene, questo è sicuramente un pezzo interessante, ma non è di questo che voglio parlarvi adesso. Perché durante il Lucca Comics, in un mercatino dell'usato, sì, ho fatto acquisti anche a Lucca ai mercatini dell'usato, non a Lucca ma a un mercatino, cioè, capiamoci, io avevo già questo, non sapevo che esistesse il 2. Appena l'ho detto, ho visto, ho detto no, deve essere mio. 4,75€ ben spesi, dannazione. E insieme a Crazy Frog 2 ho anche acquistato Rayman 3. Certo, è una Platinum Edition, però ascolta, per 3,70€ ho detto, oh, sti cazzi, compriamolo. Che sicuramente dentro un padiglione questo me l'avrebbero venduto almeno a 10€, proprio il prezzo più basso che ti posso dire. Mentre giochi del genere, boh, non so neanche se dentro i padiglioni li avrebbero avuti. E un altro sacchetto se ne va. Cos'altro abbiamo qui? Ah, certo. Un'altra pila di giochi e film. Certo, ecco che cosa abbiamo. Prima però togliamo questo. Partiamo dai più piccoli. Questi diciamo che mi sono stati regalati. E non disdegno l'avere qualche titolo in più della PlayStation 1, visto che, come potete vedere, non ne ho molti, perché appunto la mia collezione è subito partita fin da piccolo dalla PS2. Tutto quello che ho dalla PS1 o me l'avevano regalato quando ero piccolo, o comunque nel tempo sto iniziando a recuperare. Però mi hanno regalato Koudelka, Parasite Eve 2 e Alone in the Dark. E nonostante non siano nei miei generi di giochi preferiti, apprezzo totalmente il regalo, soprattutto perché sono giochi prima edizione non Platinum e nella collezione non mi fanno certo che schifo. E continuando a parlare di comics, qualche tempo fa c'è stato il Bergamo Comics. Ho fatto una short veramente piccolissima che durava un minuto e devo essere sincero, è stato totalmente deludente come fiera. Diciamo che alla fine era un palco e quattro stand che vendevano quattro giochi in croce. Però fra quei quattro giochi in croce ho acquistato Crash of the Titan a 10€. Beh, diciamo che è un prezzo abbastanza giusto, ma avevo anche visto il secondo. Però lo vendevano a 25€ e non ho capito la differenza di prezzo. Quindi mi sono munito di telefono e andando su Wallapop e Vinted ho trovato Dominio sui mutanti a 4€ più spedizione. E anche questi giochi di Crash li mettiamo nella nostra collezione. E a proposito di collezione e PlayStation 2, io tempo fa vi dissi di non prestare mai i vostri giochi anche ai vostri amici, perché magari poi li rivendono, non li vedete più, non vi ridanno i giochi che avete prestato, e finché non glielo dici, ah beh scusami non ci avevo più pensato,
E grazie al cazzo, io ti dico. Però, grazie di averci pensato dopo che io te l'ho detto e di non aver venduto Scarface, The World is Yours. Questa steelbook che contiene un bonus DVD, il gioco, la mappa e ovviamente il libretto è un regalo di mio cugino. Io gli ho scambiato Rayman M, lui mi ha regalato questo. E questo gioco, io, Dio mio, non lo vedo da almeno il 2013, se non ricordo male. Non lo vedevo dal 2013, visto che l'avevo prestato a un mio amico e si presuppone che quando presti una roba prima o poi ti debba tornare. Però io nel tempo non mi ricordavo che fosse in questa condizione così terribile. Tant'è che ho pensato, figa, come cacchio l'ha trattato il gioco che io gli avevo prestato. Poi sono andato su internet e ho scoperto che, a parte che mi manca un involucro di plastica che già non avevo al tempo, ma tutte le confezioni di steelbook di Scarface sono rovinate nello stesso modo, quindi va bene, ti ringrazio. Altri giochi, carrellata veloce. Teloxilia 1 e 2. Questo gioco già io avevo giocato il primo ed è stato bellissimo. Non vedevo l'ora di giocare il 2, però già avevo venduto l'1 e quindi ho detto, oh, dovrei recuperarlo effettivamente. Bam! Double Edition. Questo non mi ricordo se ve l'avevo fatto vedere, ma avevo acquistato Nier Automata tempo fa. Ora ho acquistato Nier Replicant, ancora nuovo sigillato, non vedo l'ora di giocarli. Inoltre ho anche trovato God of War Collection. Questo è effettivamente raro. Problema, questa è la versione statunitense. Perché si trovasse in Italia? Me lo chiedo spesso, perché alcuni giochi statunitensi li troviamo dentro i negozi italiani, ma va bene così? Il punto è che io già possiedo la versione italiana del 2, quello dei giochi PSP di God of War. Diciamo che la versione americana poi si differenzia non solo per la copertina, ma anche per il label laterale, che ovviamente è fatto meglio, non con la scritta in bianco su nero, però ehi, va bene, chi se ne frega. E nonostante tutto, lo sapete, io non ho problemi con l'inglese, però quando gioco, porca di quella puttana, io voglio giocarmela tranquillo, non voglio stare lì mentalmente a tradurre e dire ok, questo significa questo, questo, questo. Non mi va. Quindi io quando gioco voglio giocarmele in italiano le cose, se c'è la possibilità di giocarle in italiano. E per fortuna già tempo fa avevo acquistato tipo per 10 euro sia l'1 che il 2 in HD Remastered sulla PS3, quindi sono a posto. E questo lo tengo per una bella collezione. Infine, gli ultimi due titoli PS4 che ho acquistato pagandoli veramente un cazzo, Hot Wheels Unleashed e Star Wars, o meglio, The Sims 4 per Star Wars Bundle. Questo è ancora sigillato, però penso che lo venderò a questo punto, visto che ho già The Sims su computer e mi hanno regalato un sacco di bundle, quindi diciamo che avere solo quelli di Star Wars su console non mi serve a nulla, ma ehi, bello, apprezzo i regali. Ok, passiamo ai film. Per i film diciamo che sono stato un po' vario, o meglio, questi due me li ha regalati la mia ragazza, che l'ha trovati dentro due mercati dell'usato a 5 euro tutte e due assieme, quindi ok, ora possiedo tutti i film di Shrek. Ma per esempio questi diciamo che mi sono sprecato io. Il primo è The Dictator, o meglio Der Dictator, perché è in tedesco, ma per fortuna il film è in multilingua, quindi Der Dictator. E ho trovato a 99 centesimi Matrix Resurrection. Io sono sicuro che questo sia stato un errore di prezzo, ma io apprezzo tantissimo l'errore umano, lo accetto volentieri, ti perdono e ti ringrazio. Ed infine, dentro un blockbuster, sì, perché come sapete dalle mie parti ancora ne esiste uno, ho acquistato per un euro The Jurassic Games. Non so, avevo un euro e quindi... E con questo abbiamo finito la parte film e giochi. Ora abbiamo una parte un po' più complessa, visto che sono gli acquisti di Luca alcuni e gli altri sono cose sparse. Però partirei già coi manga. Alcuni di questi sono acquisti fatti già usati, quindi li abbiamo acquistati da Vinted e Wallapop. Ma veramente io non disdegno nessuno di questi acquisti, anzi, per i prezzi che li abbiamo pagati, tutto ottimo, tutto tenuto bene. Quindi partirei prima linea con
i manga di Code Geass. Io già ne possedevo alcuni, due, però quando abbiamo visto che vendevano a 10 euro questo faldone di manga sparsi di Code Geass, abbiamo detto: va bene, ascolta, prendiamoli, piano piano li recupero. Questo è un regalo della mia ragazza, dall'1 al 6 di Comic and Communicate. Io ho provato un sincero interesse per questa serie, più che altro è stata una curiosità nata subito dopo aver visto l'anime e ho detto, beh, quasi quasi il manga me lo leggo. Porca troia, il manga è già al 23esimo numero, forse 21esimo qua in Italia, forse in Giappone è già finita la serie, non lo so. Però, oh, più lo leggo, più ho voglia di continuarlo. Tant'è che appunto a Lucca ho comprato il 7° volume. E parlando sempre di volumi che ho acquistato a Lucca, My Hero Academia 34. Ed infine, altro acquisto, regalo della mia ragazza, risaputa ormai la mia passione per Persona 5, mi ha regalato i primi 3 numeri di Persona 5, che vendevano all'incirca 10 euro tutti e tre. E appunto, parlando di Persona 5, parlando ancora di Vinted, Wallapop e simili siti, ho acquistato per 5 euro la gold card che ti regalavano con il pre-order di Royal di Joker. Questo effettivamente è un pezzo che non ho pensato di acquistare finché non l'ho visto. Ho detto, beh, per 5 euro, quasi quasi. E infatti l'ho già messa lì vicino alla maschera. E ora direi di passare effettivamente a quello che abbiamo acquistato a Lucca. L'ultimo giorno di Lucca, per 10 euro l'uno, ho acquistato questi due giochi da tavolo. Natsuemo, non so bene perché questo gioco mi abbia ispirato ad acquistarlo, ma l'ho visto, ho visto il tipo di gioco, cioè questo gioco che devi preparare le vacanze estive con il calendario, le carte, mi ha attirato talmente tanto che ho detto, ascolta, per 10 euro in offerta me lo prendo, se voi lo conoscete ditemi com'è perché a me è ispirato subito, poi magari una minchiata, però a me, boh, sulla carta mi piaceva. E per lo stesso prezzo, a 10 euro, ho comprato Jumanji, il gioco quello bello, non quello scaccione che era uscito un paio di anni fa, ma quello con l'effettivo cartonato e il percorso fatto come nel film, visto che la prima versione era una merda. Altri acquisti che sono stati fatti a Lucca, la mia ragazza si è comprata anche lei un pochino di manga. Si è comprata la guida dei personaggi di Attack on Titan, il The Beginning numero 1, lo short story numero 4 e il numero 21 di Demon Slayer. Sempre qua nel sacchetto dove c'erano i manga ci sono anche due regali che ho fatto io a lei, ovvero due spille, una dei prefetti dei Tasso Frasso e una di Game of Thrones. E che facciamo? Le regaliamo solo a lei le spille? Ovviamente no, delle spille me le sono acquistate anche io. Ho acquistato un pacchetto di spille di Borderlands 3 e anch'io una dei prefetti di Hogwarts. Il problema è che non ho più la scatola perché la spilla l'ho già messa sul mio cacchio di zaino delle fiere. Eccola qui. E tra l'altro questo è un prodotto ufficiale Wizardly World. E c'è un cacchio di errore sulla spilla. Cioè, in inglese Gryffindor si dice Gryffindor, no? Non so se voi lo vedete. C'è scritto Gryffindor. Non è neanche una G, quella è una C, cazzo. Cioè, dai, è un prodotto ufficiale questo. Non mi puoi fare sti errori. Comunque ho un serio problema con le spille. Stanno aumentando sempre di più. Prima o poi questo zaino me lo fanno lasciare giù all'entrata perché è un'arma. Però guarda che bello. Guarda che bello che sta diventando sto cazzo di zaino. E a proposito di spille e cose varie, abbiamo acquistato una Lucky Bag da 10 euro. È veramente una stronzata di Lucky Bag. Però all'interno abbiamo trovato alcuni oggetti, tra cui un cappellino che la mia ragazza si è subito tenuta. E ho trovato un portachiavi di Goku, ma non come ve lo aspettereste. Inoltre, sapete anche la mia passione per gli sticker, ho trovato alcuni sticker un po' sbrilluccicosi, ma dai dubbi gusti, ovvero uno di South Park, uno di Kenshiro e uno ufficiale di Pokémon però. E sempre all'interno della Lucky Bag abbiamo anche trovato dei poster. Nella fattispecie poster di Slam Dunk. E tra l'altro una sera a Lucca abbiamo anche incontrato Dario Moccia, se ci avessi pensato gliel'avrei potuti anche regalare. E questi poster li sto tenendo fermi grazie a questo flamingo comprato a 1 euro. Porca puttana. Guarda. Guarda come sei utile, dannazione. E c'è chi non mi voleva farti acquistare, dannazione a loro. Ah, ultima cosa che ho trovato nelle Lucky Bag.
le carte da poker di Dragon Ball. Mamma mia. Con, però sono fighe, sono veramente fighe, perché sono tutte quante illustrazioni dei vari film di Dragon Ball. Cioè, aspetta, fammi vedere se ne trovo uno. Ecco, questo è il ritorno di Cooler. Questo qui è il film di Bardock. Questo qui è quello dell'Androide 13. Questo è Gogeta. Cioè, bello, bello. Cioè, si vede che sono un prodotto vecchio. E infatti in alcune bancarelle questi tipi di carte le vendevano a un euro. Proprio c'era il cestone compra le cose a un euro. E c'erano molto spesso alcune carte sia di Dragon Ball che di Pokémon in questo formato. Però è sicuramente un bel souvenir. E appunto, parlando di carte, ho comprato questo portacarte per 3 euro. Cioè aveva un bel po' di numeri. Effettivamente ho detto, beh, quasi quasi, un po' di carte sparse ancora ce le ho, me le prendo. E a proposito di carte, ho acquistato queste 3 carte di Voodoo esclusive del Lucca Comics. Abbiamo Kabilamen, abbiamo Caprinfluencer e Malparlantina. Cioè sono 3 carte esclusive. Ho detto, beh dai, ascolta, io Voodoo ce l'ho, mi piace giocarci, quasi quasi 3 carte in più me le posso prendere. Ci siamo, ormai siamo alla fine. Nello stesso negozio dove ho comprato quel portacarte mi sono regalato una figure di Tool of Rue. Tool of Rue che effettivamente ho trovato veramente poco durante Lucca e ho detto, ascolta, è l'ultimo giorno, l'hanno messa in offerta, compriamola. Tool of Rue è una saga che ho adorato e sinceramente mi dispiace che ormai sia passata un po' di moda, però io veramente vorrei che continuassero anche il manga, cioè non vedo l'ora che esca qualcosa di nuovo e spero che esca molto presto. Ed ecco qui la figure fuori dalla scatola. Di solito io le figure non le tiro fuori dalla scatola, o meglio, le tirerò fuori un giorno quando avrò un po' più di spazio dove metterle. Visto che già era fuori e me l'hanno reimpacchettato, ho detto, beh dai, ti tiro fuori e quasi quasi ti do una nuova posizione. Ogni tanto è bello cambiare, no? Messo lì quella, questa, boh, dove ti posso cacciare? Non ne ho idea. Mentre invece per figure un pelo più piccole, che non hanno bisogno di così tanto spazio, ho trovato questa figure di Asuna di Sword Art Online, la parte delle fate, a 5 euro. 5 euro perché era senza scatola. E dici, cazzo me ne frega a me della scatola, per 5 euro ne prendevo 6. E per concludere questo video, non mi ricordo se già ve l'avevo fatto vedere, ma ho acquistato lo Skelender di Bowser. Questo l'ho acquistato non perché sia uno Skelender, ma perché si può switchare appunto da Skelender ad Amiibo. E questo è l'unico Amiibo di Bowser che ho trovato fino ad ora a un prezzo decente, 5 euro. E per lo stesso prezzo, in un'altra fiera, ho trovato lo Skelender di Donkey Kong. E anche questo si switcha e diventa un Amiibo. Il punto è che queste sono le due versioni base, le versioni colore normale. So che c'è una variant, ci sono loro due vestiti di nero e devo trovarli. E con questo abbiamo concluso un altro video dei mercatini dell'usato. Anche se a questo giro c'è stato un po' di mezzo qualche fiera, ma non importa. Quindi signori, voi siete stati a Lucca, andrete al Games Week, avete intenzione di comprare qualcosa nella vostra lista dei desideri? Io purtroppo della mia lista dei desideri questo giro non ho acquistato nulla, anche se non mi posso del tutto lamentare. Oddio, 5 giorni di Lucca e ho acquistato veramente poco. Quest'anno pensavo veramente che avrei acquistato molto di più. Ditemelo pure qua nei commenti, io vi ringrazio come al solito e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!